Siamo qui fine primo tempo tra Rubinacci contro appunto Auto Pirates, come si suol dire. Siamo qui, ricordami il nome. Capuano 6-0 per voi, veramente una partita in discesa per voi, non avete nessun problema. Lì davanti avete un super attaccante, già 4 gol. Se c'è qualcos'altro da migliorare in questo secondo tempo? No, dobbiamo continuare sulla stessa base che stiamo andando adesso, cercare sempre il gioco di squadra e non fermarci mai, perché la partita non è finita fino al 90esimo. Vabbè, te lo auguro, in bocca al lupo. Andiamo dai giocatori del andiamo, ricordami il cognome della squadra. Roberto, vieni. Cosa? Vieni qua. Che è successo? 6-0 per gli avversari, veramente un brutto primo tempo inizio da parte vostra. Cosa c'è almeno per cercare di creare qualcosina lì davanti? Informazione proprio rimaneggiata. Molti infortunati, siamo venuti proprio per onorare la maglia. Speriamo nel secondo tempo di reagire. Vabbè, bocca al lupo. A dopo, ragazzi. Ciao ragazzi, buonasera, siamo qui in compagnia dell'MVP della partita Rubinacci contro punto Auto. Partita terminata 12-1, MVP Iguan Spimmo. Complimenti Enzo Spimmo, autore di ben 6 reti, scusami se avevo sentito il 5. Parliamo un po' dell'incontro, com'è andata questa partita? Penso non ci sia stata proprio partita stasera. No, infatti l'abbiamo notato anche noi fuori dal campo. Complimenti agli avversari, abbiamo giocato benissimo. Non c'è un po' rimaneggiati, addirittura abbiamo visto un Sergio Stanziano in campo che cercava di... Penso che sia meglio che faccia l'arbitro. La figura. Ma no, perché sono scarso a giocare, perché sono bravo a arbitrare. Sergio, se vuoi intervenire per tuo... Quando ha provato a farti il tunnel... Ha provato a fare il tunnel. Il migliore, migliore avversario a Sergio Stanziano. Sergio, hai preso che ti sto tenendo pancia in dentro. Sergio, non so, vuoi rispondere alla provocazione di... No, di no, è altro che provocazione. Ho giocato bene, sono squadra collaudata. Noi abbiamo fatto completamente schifo perché non ci conoscevamo. Ognuno pensava a divertirsi singolarmente. Loro bravi ad approfittare e soprattutto corretti a non fermarsi a giocare seriamente fino alla fine. Bravi loro. Bravo, bravo Sergio, bravissimi voi della Rubinacci. Grazie. Parliamo adesso un po' di ambizioni di questo torneo. Io vi saluto, ciao ragazzi, ciao. Un abbraccio. Ciao Sergio, ciao. Ciao, ciao. Ciao, 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 piacere mio, grazie. Ciao, ciao ragazzi. Il vostro girone lo state dominando, siete una squadra che... Ormai collaudata, diciamo. Punta, si può dire, alla vittoria del torneo. Puntiamo alla vittoria del torneo. Venendo anche un po' con le classifiche dell'altro girone o... Le riprese video, non so se ti è capitato di vedere un po' delle, c'è qualcuna squadra che temi? Un po' il locomotive dell'altro girone, ma più o meno siamo sullo stesso livello, niente di... Io se posso dire la mia, sono tutte squadre che parliamo del locomotive, lo stesso Cile del vostro girone, sì. Il camouflage da non sottovalutare. Si sono riprese il camouflage, bella squadra veramente, ci cioè, è andato fino da torce la settimana scorsa. Veramente. E dall'altra parte abbiamo il locomotive, il VIP Club, Virgin la stessa Soccer. Virgin Soccer, che non... Però... Voi avete anche qualcosina... Secondo me abbiamo una marcia in più. Comunque non male questo torneo, possiamo dire, quest'anno molto equilibrato. Sì, 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 sì. Oltre alla tua prestazione, chi ti è piaciuto nella tua squadra? Tutta la squadra veramente, nessuno escluso, tutta la squadra. Ho sempre rimproverato Marco, ma stasera gli devo fare veramente i complimenti, bravo Marco. Va bene, complimenti Vincenzo. Enzo, a chi vuoi dedicare questo premio? Sempre a tutta la squadra, a mia moglie, a mia figlia e a tutti quanti. Grazie per l'organizzazione, siete perfetti. Grazie, un abbraccio a tutti. Grazie a tutti.